Buonasera dal TG Serale di Teletruria, è la grande notte della giostra del Saracino, fra poco continueremo con la nostra lunga diretta, intanto il nostro spazio dedicato all'informazione si apre proprio con le cene propiziatorie perché si è verificato un fatto di cronaca la scorsa sera, spray urticante spruzzato nei pressi di via Colcitrone nel centro storico di Arezzo, 8 intossicati, è accaduto all'1:40, sul posto sono arrivate ambulanze di Croce Rossa e Misericordia di Arezzo con a bordo l'infermiere disaster manager per valutare la situazione. 8 gli intossicati per inalazione di sostanza orticante con lievi irritazioni nelle prime vie aeree e irritazione oculare, tutti trattati sul luogo dell'evento. Appunto, sono in corso per chiarire le indagini. Quello che è successo delle indagini sull'accaduto, in zona erano in corso le cene propiziatorie, come detto, per la giostra del Saracino. E adesso invece apriamo con i nostri servizi, aperta presso il Museo d'Arte Contemporanea la mostra del marchio brasiliano di moda che riprende il nome della città, Arezzo in Arezzo. Resterà aperta fino a fine giugno la mostra presso il Museo di Arte Moderna Arezzo in Arezzo. L'esposizione di scarpe e borse prodotte in Brasile dal marchio creato nel 1975 dalla famiglia Birman, che riprende il nome della città. Un nome che in Brasile suona bene e che è simbolo, oltre oceano, di scarpe eleganti di qualità da donna. Ci mancava un tassello importantissimo che è quello dell'America Latina e abbiamo avuto la fortuna di avere questa occasione per la quale la famiglia Birman 50 anni fa iniziò un'attività di produzione di scarpe di alta moda per signora, legando questa produzione al nome della nostra città, casualmente Arezzo. E oggi, a distanza di 50 anni, i proprietari, i titolari hanno voluto celebrare questo cinquantennio facendo capire ai brasiliani che Arezzo non è soltanto un bel nome, ma è soprattutto il nome di una bellissima città. Presente al taglio del nastro anche il fondatore Anderson Birman, insieme al figlio e amministratore delegato dell'azienda Alexander. Lui ha avuto la brava idea di prendere la pietra guida d'Italia e accettare il nome più forte del mondo, che c'è la A e doppia Z, Arezzo, per cominciare il marchio che adesso significa scarpa di buona qualità femminile che aiuta ogni passo di tutte le donne in Brasile. Tutta la famiglia Birman assisterà alla giostra del Saracino, mentre le scarpe e le borse esposte potranno essere acquistate. L'incasso sarà poi devoluto ad un'associazione a scelta del comune. C'è un lavoro anche di ritornare per Arezzo, tutto che abbiamo avuto di regalo di questa città bellissima, non solo con questa donazione ma anche con la promozione del nome Arezzo in Brasile. Brasile, i brasiliani sono i turisti, uno dei più popolosi del mondo, vengono sempre qua in Italia, ma vanno da Roma subito un po' più nord a Firenze. Adesso tutti fermano qua anche in Arezzo. E adesso la cronaca, finto dipendente dell'Enel specializzato in furti in abitazioni di anziani, arrestato dai carabinieri. Dalle indagini dei militari di Talla e Poppi, partite da 3 episodi di truffa, è stato individuato il responsabile in un cittadino di origine albanese residente in Valdarno che, qualificatosi come addetto Enel, si era recato a casa di persone sole e anziane e, riuscendo a raggirarle, si era impossessato di denaro per circa 900 euro. L'uomo, individuato grazie agli impianti di videosorveglianza e riconosciuto dalle vittime, dovrà scontare 4 anni e 2 mesi di carcere. Restiamo nella cronaca perché nelle ultime 24 ore si sono verificati 2 interventi da parte dell'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco in provincia di Arezzo. Il primo intervento si è verificato nel pomeriggio di ieri a Pian della Fonte, comune di Loro Ciuffenna, dove i vigili del fuoco di Montevarchi sono intervenuti in una zona impervia con l'elicottero Drago a soccorrere un'escursionista infortunata. La donna è stata poi trasportata per le cure del caso presso l'ospedale del Valdarno. Il secondo intervento invece si è registrato oggi in località Chiaveretto, nel comune di Arezzo, per un uomo rimasto incastrato sotto il suo trattore. Il mezzo si era infatti ribaltato per cause da chiarire e, vista anche in questo caso la zona impervia, è stato attivato di nuovo l'elicottero Drago che ha calato dall'alto i soccorritori. L'uomo è stato poi liberato e affidato alle cure sanitarie e trasportato presso l'ospedale di Arezzo. E adesso la politica, perché nel pomeriggio di oggi si è insediato il nuovo consiglio comunale di Loro Ciuffenna.
Si è insediato oggi il nuovo Consiglio Comunale di Loro Ciuffenna. Il neo sindaco eletto Andrea Rossi ha nominato gli assessori e il vice sindaco che guideranno il comune per i prossimi 5 anni. La carica di vice sindaco è andata a Cinzia Santini, che ha anche l'assessorato con delega ai lavori pubblici. Dania Ballantini è invece l'assessore all'edilizia e all'urbanistica. Michela Bazzini è il nuovo assessore al bilancio e tributi. Le deleghe a turismo ed eventi sono invece state assegnate ad Alberto Checchi. Io mi sono mosso già inizialmente quando abbiamo creato il progetto, andando a cercare quelle figure tecniche che secondo me avevano le competenze, la professionalità per poter svolgere al meglio quei ruoli che sono tecnici all'interno del comune. All'opposizione si è invece dimesso dalla carica di consigliere l'ex sindaco Moreno Botti. Al suo posto nel parlamentino comunale entra il primo dei non eletti, Matteo Tassi. Tra i consiglieri d'opposizione rieletti invece anche l'ex assessore del comune Wanda Ginestroni. E nella serata di ieri si è insediato anche il Consiglio Comunale di Castelfranco Piandiscò. Il neo sindaco Michele Rossi ha nominato vice sindaco Claudio Calcinai, che si prende le deleghe allo sport, associazionismo e attività produttive. Marco Morbidelli, ex sindaco dell'allora comune diviso di Castelfranco, ormai molti anni fa, si prende le deleghe a urbanistica, edilizia e opere pubbliche. Orietta Gagliardi ha invece le deleghe all'istruzione, sanità e sociale. E Alessandra Grassi è l'assessore alla cultura, turismo e sicurezza. Continuiamo con i nostri servizi. Per anni è stato il temperatore dell'orologio di Fraternita. Va in pensione Fausto Casi e il primo rettore Pierluigi Rossi non ha mancato di esprimere la riconoscenza dell'istituzione che rappresenta con una targa in omaggio alla sua dedizione al suo lavoro in questi anni. Commosso lo stesso Casi, che ha passato il testimone ad una giovane donna. Per anni è stato il temperatore dell'orologio di Palazzo di Fraternita e ora è andato in pensione. Dal 1996 Fausto Casi svolgeva questo incarico. Il temperatore ha avuto e ha il ruolo di custode e di seguire ogni giorno tutta la meccanica secolare dell'orologio voluto dal magistrato di Fraternita nel lontano 1552. Il magistrato e il primo rettore hanno voluto ringraziare Fausto Casi del suo impegno consegnandogli una targa al merito nella sala pieve del Palazzo di Fraternita. A nome del magistrato della Fraternita dei Laici consegno con grande slancio e con grande riconoscenza al professor Fausto Casi questa targa in ricordo del suo decennale impegno come temperatore. Ha svolto un ruolo fondamentale, ha custodito questo orologio con passione e con professionalità. Grazie. Grazie per questo riconoscimento che riterrò nel mio studio sempre, diciamo così, in visione sia per tutti gli amici che verranno a trovarmi che anche personalmente per me, perché mi ricorderà una mia, diciamo così, applicazione a un qualche cosa che ho utilizzato anche per valorizzare la città di Arezzo. Testimone Fausto lo passerà alla dottoressa Berti della scuola ITIS di Arezzo. Quindi complimenti. Tutto pronto invece per la giornata di domenica 23, dunque di domani, a Mercatale Valdarno, dedicata alle categorie giovanili del ciclismo. Mercatale Valdarno torna domenica prossima a essere capitale del ciclismo provincia di Arezzo. Dopo la classica di primavera riservata ai dilettanti, sono gli esordienti e gli allievi a dominare la scena con un programma che occuperà tutta la giornata di domenica 23. In palio la terza edizione della Coppa Zucchetti, che nel corso della mattinata vedrà impegnati 120 esordienti suddivisi tra i ragazzi del primo e secondo anno, partenza alle 10 per i più giovani, 11:30 per gli altri. La corsa si svolgerà in un tracciato molto nervoso che si concluderà sullo strappo della torre, che obbligherà i corridori ad uno sforzo molto intenso. Nel pomeriggio saranno 163 gli allievi che si sfideranno in un tracciato di 11 km da ripetere 6 volte. Cambierà leggermente rispetto a quello fatto dagli esordienti, infatti i corridori raggiungeranno Bucine, torneranno a Mercatale per poi tornare ancora a Bucine e finire sotto la torre. Il tratto più difficile sarà la rampa di Caposelvi, arrivo previsto alle 17.
E adesso spazio, largo spazio alla giostra del Saracino, è la serata infatti della 145esima edizione Lancia d'Oro dedicata al grande maestro Vasari, ma soprattutto vogliamo ricordare come noi di Teletruria saremo in diretta subito dopo il telegiornale fino a tutta la fine della giostra, dunque si prevede intorno a mezzanotte, manifestazione che ovviamente nella quale si sfideranno, come sappiamo, i quattro quartieri cittadini, ed è la prima di quest'anno, ovviamente la seconda sarà il 1° settembre, ma andiamo con ordine e grazie di averci seguito intanto per il nostro telegiornale. Adesso via la lunga diretta da Piazza Grande.